Ovunque volgessi lo sguardo, ovunque tendessi l'orecchio, intorno a me ogni cosa era parte di un meccanismo semplicissimo a dirsi, che si basava sull'interazione di due ingranaggi fondamentali, ovvero coloro che infliggevano e coloro che subivano, coloro che donavano e coloro che ricevevano. Avevo già visto cose ignobili, di ancor peggiori ne avevo provate sulla mia stessa pelle, sebbene nulla di tutto ciò poteva dirsi paragonabile alle cose che fino a pochi giorni prima avevo solo sentito raccontare e che mi sarebbero poi di lì a poco accadute veramente. Non ero figlio di quel luogo, anzi, dovete subito sapere che io in me partii da uno spazio così nobile e virtuoso che è difficile credersi, e sarà forse ancor più complicato comprendere come poi rapidamente nella scala del male ogni gradino prese a farsi via via più alto del precedente. La mia è la storia di una non vita che è scivolata attraverso una retta infinita fatta di giorni, o meglio di momenti tutti uguali eppure unici, ai quali mi è stato impossibile rassegnarmi, anche se niente era peggiore di ciò che era, non poteva essere migliore di quello che sarebbe stato. Tutto era infermo, eppure grave. Pativo, dunque ero. Tutto ciò che ritenevo possibile mi appariva concesso in dono come tre chiodi per la croce solo perché innocuo. E non osavo sperare che ci fosse il minimo verso di poter sovvertire il male imperante, di cui ad ogni modo tutti eravamo ancora vittime. Indaffarati nel condurre come meglio potevamo la nostra vita, rischiavamo di non accorgerci che si trattava di nient'altro che una farsa. E la differenza tra la volontà e la rinuncia non poteva che essere in quella presa di coscienza. Mi sarei ravveduto un giorno sulla grandezza dell'animo mortale, mi sarei ravveduto. Poi avrei cambiato ancora opinione, perché è proprio nel nome dell'ideale che niente viene negato, che tutto viene tradito, che vi è insita ogni più meschina slealtà. Dimenticatevi del risveglio di domani, perché già l'oggi ha potuto trovare finalmente una sua fine. Solo di una cosa io vi supplico, ora che ne siete al corrente, non dimenticate mai tutta questa mia sofferenza. O temo che un giorno sarò io a dimenticarmi perfino di me stesso. Me miserevole. La mia condanna non erano affatto le torture che mi avevano fino ad allora inferto.